Ciao amici, San Valentino non è l'unico momento in cui possiamo abbinare il cibo alla vita di coppia. Fragole a letto? E anche a tavola. Oggi vediamo 5 cibi che aumentano Eros, performance e combattono il calo del desiderio. E alla fine del video vi svelo come usare questi 5 cibi nel modo migliore per ottenere tutti i loro benefici. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Sul calo del desiderio, dopo vi consiglio di andare a guardare questo mio video. 1. Cioccolato. Che il cioccolato sia amico della salute sessuale non è solo una fantasia da film romantico. Il cioccolato fondente, almeno all'80% e senza zucchero bianco, contiene flavonoidi, potenti antiossidanti naturali. Contiene anche caffeina che stimola il sistema nervoso. 2. Fragole. Le fragole contengono antiossidanti che favoriscono la circolazione, anche nei punti critici. Un dessert di fragole è proprio quello che ci vuole per chiudere una cenetta romantica. 3. Miele. Il miele è ricco di vitamina B e minerali come il boro. Insieme favoriscono la produzione di estrogeni nella donna e di liquido seminale testosterone nell'uomo. Per gli amici maschietti ho fatto una playlist apposta, andatela a vedere. Prima di rivelarvi gli ultimi 2 cibi, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e se apprezzate il mio lavoro aiutatemi con un piccolo contributo mensile abbonandovi al canale. Info in descrizione. 4. Banana. Spiritosa! No, lo dice la scienza. La banana è un frutto ricco di potassio, magnesio, vitamina B e anche proteine. È un super cibo completo, nutriente, che aumenta l'energia e mantiene attivi a lungo. Lo afferma uno studio scientifico americano sui cibi che migliorano la sessualità nella donna. Il link in descrizione. 5. Peperoncino. Questa spezia dà sapore piccante e migliora la circolazione e stimola il sistema nervoso. Che dire, piccante di nome e di fatto. Ma come faccio a usare tutti questi cibi? Facile, seguite i miei video e le mie ricette oppure usate quelle dei miei libri ed ebook. Trovate tutto in descrizione e sul mio sito. Il trucco è usarne un po' nei vostri piatti oppure usarli come snack nel caso della frutta. A parte le cenette romantiche, usate questi cibi un po' tutti i giorni per mantenervi in salute. Mangia sano e vivi meglio!